Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla settima edizione dell'Open Day dei Dipartimenti di Economia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Per salutarvi, vi accogliamo con un breve video di presentazione del nostro Ateneo prima di iniziare. Grazie. Welcome to Napoli, the land where the sun meets the sea, where modernity meets history, where people and cultures have met for millennia. The University of Naples is the oldest Latin public university in the world, founded in 1224 by Frederick II Hohenstaufen, King of Sicily and head of the Roman Empire. Cześć, nazywam się Ola i jestem z Poznania. Welcome to the land of Federico. The university campus is the whole city of Naples. Rooms, laboratories, libraries are spread all over the city, from the historic center to the new suburban new areas. This way, teachers, students, and all the personnel of university contribute to make the city live, and they, themselves, live Naples not only as a workplace, but as a cultural and economic center. Welcome to the land of sun. Welcome to the land of color. 80,000 students, 2,500 professors, 26 departments, more than 50 research centers, more than 30 PhD courses. These are only some figures necessary to understand the role of the university in the cultural and technological growth of a city and a whole country. Every year, Naples hosts more than 1,000 foreign students. Of these, more than 400 attend the University of Naples Federico II in the field of the Erasmus program. Hola, soy Guille y vengo de Vigo. Welcome to the land of sea. Hallo, ich bin Clara Ubrich und ich komme aus Düsseldorf. Welcome to the land of beach. Hola a todos, me llamo Jaime y vengo de Santander. Welcome to the land of craziness. Olá, meu nome é Maria e sou de Lisboa. Welcome to the land of fun. Olá, me chamo Oscar e he venido a Nápoles desde Santander. Welcome to the land of the culture. Olá, me chamo Sara e vengo de la Universidad de Valladolid. Welcome to the land of the sun. Welcome to the land of Federico. They spend a semester or a year in our university, attending our courses, our laboratories, and studying with our students. It is a great experience that gives added value either to foreign students and to our university. But Federico II is not only incoming mobilities. Almost 1,000 of our students go abroad every year to live an experience in a foreign university. The university is 800 years old, and it makes it a leading institution of the Western world, strongly future-oriented. The main goal is giving the right value to its human resources, to trainings and research in order to be ready for the future challenges running so fast. Federico II is also dialogue with the job market through synergies with local or multinational companies that invest every year in our research projects. In this context, we are carrying out our cooperation with Apple that gave, as a result, the birth of the first European iOS Academy. Believe in talents. Believe in research. Believe in creativity. Is our way of being Federico II. Mixing human and scientific tradition, this makes our university a global one. Welcome to the land of Federico. Welcome to Napoli. Io sono Federico. 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 Welcome to the lands of God. Eccoci qui, di nuovo benvenuti. L'Open Day a cui state partecipando oggi è organizzato dal Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, il DEMI,
e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, il DISES, che dirigo e che rappresento. Si tratta di un'iniziativa che si svolge ogni anno a febbraio, normalmente, nell'Aula Rossa, l'aula più grande del complesso universitario di Monte Sant'Angelo, a Fuorigrotta, il complesso che ospita le nostre aule, i nostri uffici, le segreterie, tutte le attività dei nostri studenti, dei docenti e del personale. L'Open Day oggi è a distanza. Si tratta di un'esperienza nuova per voi e per noi, che abbiamo voluto fortemente per la grande importanza che rivestono per i nostri dipartimenti le attività di orientamento. Siamo infatti consapevoli del fatto che gli ultimi due anni della scuola superiore e anche il primo anno dell'università rappresentano per i nostri giovani un vero e proprio trampolino di lancio verso il loro futuro. E sappiamo anche che i giovani oggi sono più attenti e prudenti, hanno bisogno prima di lanciarsi da questo trampolino, prima di compiere le loro scelte, di acquisire tutte le informazioni da tutti i canali che hanno a disposizione, di metterle a confronto, di conoscere esperienze diverse. Per questa ragione, nel corso dell'anno organizziamo attività di orientamento di natura diversa, di tipo informativo, come l'Open Day di oggi, quelle che vedono gli studenti parte attiva in un'aula universitaria, come un giorno all'università, e poi direttamente le visite presso le scuole della Campania con le nostre presentazioni ed i nostri seminari. Il contributo che possiamo darvi oggi attraverso gli interventi dei direttori e dei coordinatori di corsi di studio che si alterneranno dopo di me è quello di presentarvi a distanza le nostre strutture, la nostra offerta formativa, i nostri piani di studio, in maniera tale che voi possiate mettere queste informazioni da parte insieme alle altre per poi utilizzarle al momento opportuno. I giovani oggi sono attenti, come dicevo, perché sanno che l'istruzione universitaria è un investimento importante per il loro futuro. I dati mostrano che l'Italia, come vedete qui, è ancora fanalino di coda tra i paesi dell'Unione Europea per ciò che riguarda la percentuale di laureati tra i giovani. La vedete qui al penultimo posto, con il 28% dei laureati a fronte di una media europea del 41%, e questo nonostante gli studi ci dicano che l'istruzione universitaria garantisce migliori possibilità di occupazione con tassi di disoccupazione più bassi tra i laureati. Con una laurea è più facile trovare un lavoro, è più probabile che il lavoro corrisponda alle aspirazioni che abbiamo e con una retribuzione maggiore rispetto a quella di un non laureato. E questo è particolarmente vero per le lauree in economia. Non a caso, negli ultimi anni, i nostri corsi di laurea sono tra quelli che hanno visto il maggior incremento degli iscritti. Eppure si tratta di un investimento importante, ma un investimento di successo ci si laurea nell'ambiente giusto. Quindi è importante dove ci si laurea. La formazione universitaria non è solo crescita delle conoscenze e crescita delle competenze, ma è anche formazione umana e personale. Questa è una slide che abbiamo preso in prestito dal sito della CRUI e che mostra, ci ricorda come le università non sono solo luoghi di studio, ma sono realtà complesse, sono comunità sociali, fatte di interazioni, luoghi in cui tutti crescono reciprocamente, tutti i soggetti coinvolti. Avrete visto in questi ultimi due mesi la grande capacità di reazione delle università italiane, che hanno mantenuto attive tutte le loro attività, i corsi, gli esami, le lauree, a distanza. E la Federico II è stata tra i primi grandi atenei italiani a ripartire, mettendo in campo le sue competenze migliori che sono in questo momento al lavoro per fare in modo che anche con il nuovo anno accademico, quindi a partire da settembre, ci sia una ripresa delle attività funzionale a tutte le esigenze di una comunità così articolata e così ricca. Il nostro ateneo, quello che state visitando oggi virtualmente, affonda le sue radici in una tradizione antichissima. La Federico II è una delle più antiche università d'Italia e del mondo,
La prima fondata con un provvedimento statale nel 1224 da Federico II di Svevia, da cui poi ha preso il nome attuale nel 1987. È un'università che vanta un patrimonio architettonico vastissimo, acquisito nei secoli, che si è sviluppato inizialmente nel centro della città, ma che oggi conta sedi dislocate su tutto il territorio cittadino e non solo. La sua offerta didattica conta, come abbiamo sentito dal video, più di 150 corsi di laurea tra triennali e magistrali, più di 70 scuole di specializzazione, più di 100 corsi di master e di perfezionamento e numerosissimi corsi di dottorato. Si tratta di un'offerta didattica completa, ma non solo, completa e innovativa, costantemente proiettata al futuro non solo nelle discipline tecnologiche e scientifiche, ma anche in quelle umane e sociali. Questa offerta viene programmata dai dipartimenti universitari. I dipartimenti sono il vero motore della didattica e della ricerca e in Federico II sono 26 per un totale di circa 2.500 docenti e di circa 80.000 studenti. Nell'università che ha visto nascere intorno al 1745 la prima cattedra di economia in Europa, quella istituita per Antonio Genovesi, la didattica e la ricerca in ambito economico sono curate dai nostri due dipartimenti, il DEMI e il DISES, che si innestano dunque nel solco di una tradizione antica con l'obiettivo costante del rinnovamento. Le attività dei nostri dipartimenti verranno adesso descritte dal direttore del Dipartimento DEMI, la professoressa Della Caldarelli. Grazie. Rinnovo anch'io il saluto che ha appena fatto la professoressa Graziano. È con grande piacere che io, in questa atmosfera un po' surreale che ci vede coinvolti, vi do il benvenuto al Federico II. Mi dispiace molto non poter guardare i vostri occhi, mi dispiace molto non avere quell'adrenalina che normalmente vedere la nostra aula magna piena ci dà. E spero con tutto il cuore che molti di voi potranno avere la possibilità di visitare il nostro bellissimo campus a Monte Sant'Angelo e che molti di voi potranno godere di tutte le bellezze della Federico II. Come voi sicuramente nel corso di questi ultimi anni avrete sentito, le facoltà non esistono più e, come diceva poc'anzi la professoressa Graziano, adesso esistono i dipartimenti. L'area didattica di economia si estrinseca, diciamo, attraverso l'attività dei nostri due dipartimenti, che sono il Dipartimento di Economia, Management e Istituzione e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. E all'interno di questi dipartimenti, che sono appunto il core business degli Atenei e in particolare della Federico II, si estrinseca una serie di attività che vanno dalla didattica alla ricerca, ma senza tralasciare il ruolo anche specifico che un Ateneo grande come la Federico II ha e una responsabilità che ha nei confronti del territorio nel quale insiste, attraverso quello che è la cosiddetta terza missione. I nostri due dipartimenti hanno un'offerta formativa nell'area economica molto vasta e non sono soltanto didattica, soltanto ricerca o altre attività, ma offrono una serie di altri servizi di cui gli studenti possono godere: le biblioteche online, laboratori informatici, sale relax, mense, sale studio, aule studio e una serie anche di ulteriori spazi nei quali ci possono essere, speriamo al più presto ovviamente, quelli che attualmente sono assolutamente sconsigliati, cioè degli assembramenti. Noi invece vi vogliamo e ci auguriamo che ben presto possiate essere numerosi all'interno delle nostre strutture. I corsi dell'area economica sono essenzialmente dei corsi che hanno la caratteristica di essere multidisciplinari e interdisciplinari. Non ci sono dei confini molto netti fra i corsi del Dipartimento del DEMI che io ho l'onore di dirigere e i corsi offerti invece dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Diciamo che gli ambiti disciplinari, quelli che appunto voi vedete un po' qua rappresentati, quelli che riguardano le discipline aziendali piuttosto che le discipline economico-finanziarie,
letterario, giuridiche e matematico-statistica si alternano con una alternanza diversa all'interno della matrice che comunque li contraddistingue. Essenzialmente voi ora vi trovate di fronte a quella che probabilmente è la scelta più difficile della vostra vita, no? Forse siete per la prima volta completamente da soli, forse per la prima volta avete la possibilità di proiettarvi nel futuro e quindi di immaginarvi come sarete fra 5 anni, fra 10 anni, e non sarete accompagnati da nessuno se non dal vostro sentimento, dalla vostra passione, dal vostro intuito. E io spero che quella passione che in questo momento vi induce a scegliere un corso di laurea piuttosto che un altro secondo le vostre inclinazioni non vi abbandoni mai. Se poi con calma, perché ora ovviamente i tempi di una giornata come questo, di un incontro come questo, non ce lo consentono, vi andrete a lei le domande che vengono poste in merito a quelle che sicuramente vi starete facendo probabilmente già dall'inizio di quest'anno, su come nasce un'impresa, piuttosto su come massimizzare i profitti delle aziende, su come affrontare le cause di recessione piuttosto che le cause che determinano lo sviluppo economico, su come sono, quali sono le politiche per fronteggiare il rischio piuttosto per fronteggiare una crisi aziendale e via dicendo. Se tutto questo risponderà, troverete una risposta che vi soddisfa più o meno a quelle che sono poi le vostre inclinazioni, avrete maggiore possibilità di poter scegliere con più consapevolezza un corso di laurea piuttosto che un altro. Noi qua vi possiamo dare semplicemente delle pillole su della terminologia che ovviamente a volte l'avete potuta individuare o sentire o ascoltare attraverso i mass media e via dicendo, ma della quale probabilmente molti di voi sanno ben poco. E le pillole che vi diamo forse vi accendono delle lampadine, vi possono aiutare a in qualche modo far sì che possa uscire dal vostro intimo un'idea piuttosto che un'altra, però ovviamente non abbiamo la pretesa che alla fine di questo incontro voi abbiate le idee chiare, però sicuramente la nostra presentazione è il primo passo per potervi mettere di fronte a quello che sarà il vostro futuro di formazione. I dipartimenti che svolgono un ruolo molto importante nell'ambito della formazione, che hanno nel loro interno, come diceva la professoressa Graziano, tantissimi docenti che si occuperanno di voi, si occupano di voi anche per quanto riguarda i rapporti che voi avrete la possibilità di intraprendere con atenei stranieri attraverso quelli che sicuramente avrete sentito nominare, che sono i programmi Erasmus, ma così come moltissime altre iniziative che vi daranno la possibilità di conoscere anche il mondo che ci circonda. Speriamo al più presto, purtroppo il periodo di emergenza nel quale noi ci troviamo, speriamo che al più presto anche voi possiate invece godere di quello che hanno goduto i vostri colleghi che prima di voi si sono iscritti ai nostri corsi di laurea. Le iniziative di orientamento quest'anno purtroppo ci vedono penalizzati per quanti sono stati invece gli incontri che abbiamo fatto e che siamo riusciti a portare avanti negli anni scorsi. Speriamo però di poter rendere ancora più varia e ancora più articolata la nostra offerta formativa anche attraverso una serie di servizi che vengono svolti all'interno dei nostri dipartimenti. Per fare che cosa? Per cercare di farvi meglio individuare quali possono essere gli sbocchi occupazionali che durante il vostro percorso intravedete possano essere effettivamente quello che risponde alle vostre esigenze e quello che abbiamo detto all'inizio possa essere la risposta più significativa a quella domanda che voi sicuramente vi sarete fatti di come vi vedete fra 5 anni, che cosa immaginate di essere, in quale settore, in quale sbocco occupazionale potrebbe effettivamente essere il ruolo che voi immaginate di poter ricoprire intorno ai mercati. E per darvi una mano noi cerchiamo di avere contatti con numerosissime imprese che sono sia imprese del settore industriale, produttivo e quant'altro, ma anche nell'ambito del settore finanziario, nell'ambito dei ministeri, degli enti pubblici e perché no anche della libera professione. Quello che voi vedete rappresentato qua è soltanto un minimo numero dei contatti
infatti che noi ogni anno facciamo sì che possano diventare parte integrante dei nostri corsi. L'offerta formativa del DEMI è sicuramente un'offerta molto variegata, così lo è, così come lo è quella del DISES. I corsi triennali, dei quali ovviamente qua non mi soffermo, perché poi ci saranno i coordinatori del corsi di laurea che ovviamente entreranno nel merito dell'articolazione dei corsi di laurea, essenzialmente per quanto riguarda il DEMI sono la laurea in economia aziendale piuttosto che la laurea in hospitality management, che è appunto una laurea professionalizzante a cui noi teniamo molto e che ha delle caratteristiche specifiche che il coordinatore, la professoressa della corte, fra poco vi indicherà. Poi abbiamo anche delle lauree magistrali, alcune di nuove istituzioni, altre invece di vecchia istituzione, e quest'anno abbiamo una grande novità che è quella che riguarda il percorso di economia e giurisprudenza finalizzato al conseguimento di una laurea in 5 anni più uno, nella quale voi potrete effettivamente individuare la possibilità di svolgere un ruolo all'interno della società che è più consono a quello che viene definito un giurista d'impresa. Poi abbiamo ovviamente anche dei master sia nel dipartimento DISES che nel dipartimento DEMI e numerosi corsi di perfezionamento, così come numerosi corsi di specializzazione e anche un'offerta formativa che si completa dopo la laurea triennale e quella magistrale in un percorso di dottorato. Detto questo, ovviamente non posso non dire, vedete, la generazione dei digitali, diciamo che siamo molto felici se voi potrete andare a vedere nel dettaglio quello che oggi pomeriggio vi direi. E la pagina del DISES che ovviamente vi daranno numerosi spunti ai quali ovviamente io vi invito a collegarvi, alle quali io vi invito a collegarvi e che sicuramente poi troveranno via via nel corso dei prossimi mesi numerose altre informazioni alle quali potrete attingere per avere una, diciamo, consapevolezza maggiore della vostra scelta. Adesso io do la parola al professore Sciarelli, che è il professore Mauro Sciarelli, che è il coordinatore del corso in economia aziendale. E quindi io mi silenzio e lui invece prenderà la parola. Allora, grazie per la parola. Ovviamente i miei saluti agli studenti e ai docenti che ci stanno seguendo. Un caloroso saluto, purtroppo a distanza, devo dire, questa è una situazione un po' particolare, non possiamo guardarvi negli occhi, questo è sicuramente ci dà qualche problema in più. Allora, io sono qui per presentarvi il corso di laurea in economia aziendale, è un corso triennale, è stato già sottolineato, un corso che quest'anno ha visto l'immatricolazione di circa oltre 1.100 studenti, quindi un corso molto, molto numeroso. È un corso di laurea che ha come obiettivo formativo quello di formare, di dare un quadro di riferimento quanto più ampio e completo di quelle che sono le basi per i processi manageriali delle imprese, ma direi più in generale delle organizzazioni, facendo riferimento anche alle organizzazioni del mondo del non profit e alle pubbliche amministrazioni. È stato già detto che per poter sviluppare questo tipo di formazione noi seguiamo un approccio multidisciplinare. Questo è una grande ricchezza, rende il percorso molto variegato e versatile, ma è necessario per poter avere i fondamenti, conoscere i fondamenti di quelle che sono le imprese e le organizzazioni, conoscere bene quelle che sono non soltanto le basi delle discipline, diciamo più di taglio aziendale e manageriale, ma anche quelle che sono le discipline di economia generale, le istituzioni per quanto riguarda gli aspetti giuridici e metodi quantitativi. Il percorso è un percorso diciamo articolato e, come dicevo prima, sui 3 anni, 180 sono ovviamente i crediti formativi. Devo dire che la struttura del nostro percorso, che come detto già prima, segue diversi ambiti disciplinari, è stata poi recentemente modificata lo scorso anno sulla base anche di indicazioni che ci sono arrivate dal nostro comitato degli esperti, che è formato da esponenti del mondo delle professioni e del mondo delle imprese. Molto utili sono stati questi suggerimenti e ci hanno permesso di modificare un po' quello che è il piano di studi.
Il piano di studi prevede al primo anno le basi, fondamenti dell'economia aziendale, della gestione delle imprese, della microeconomia, ovviamente istruzione di diritto privato e metodi matematici. C'è poi la possibilità di avere un esame a scelta nell'ambito di un ampio ventaglio di possibilità di altre discipline che sono offerte sia dal nostro corso di laurea, ma anche dagli altri corsi di laurea triennali, anche del Dipartimento di ISES. Il secondo anno è ancora un anno bloccato, dove rispetto alle basi del primo anno si fa uno sforzo di ulteriore approfondimento in termini di economia aziendale, organizzazione aziendale, si studia la macroeconomia, diritto commerciale e le basi di statistica. Il terzo anno è un anno invece un po' più articolato, nel senso che offre delle opportunità di scelta agli studenti in maniera da poter orientare il loro percorso di apprendimento secondo quelle che sono le loro aspirazioni. C'è un esame di marketing, strategia di impresa, che vale per tutti quanti. Poi ci sono tre diversi blocchi di discipline che consentono, ripeto, agli studenti di poter fare delle scelte. Poi c'è la lingua inglese e molto importante sono le ulteriori attività formative. Noi abbiamo aumentato il numero di crediti dedicati a queste ulteriori attività formative, che significa tirocini, stage, laboratori didattici e altre opportunità che possono, tra l'altro, favorire anche un più agevole collegamento con il mondo del lavoro. C'è poi la prova finale che completa il quadro. La nostra didattica è una didattica che, tra l'altro, già questo ancora prima di questo periodo di emergenza, è supportata anche da molti strumenti multimediali. Devo dire che i nostri corsi sono presenti sulla piattaforma di learning di Ateneo Federica, che ovviamente è una piattaforma assolutamente aperta e gratuita, a cui si può accedere anche per avere così maggiore conoscenza nel percorso di orientamento per quanto riguarda i contenuti dei nostri corsi. E devo dire, tra l'altro, questo ci ha consentito anche di poter accelerare il percorso di didattica a distanza, che in questo periodo di emergenza ovviamente è l'unica forma di didattica che ci è concessa. Stiamo lavorando moltissimo anche sulla implementazione di questa piattaforma e oltre questo c'è tutta un'attività di stage e tirocinio, ho detto prima, laboratori didattici, testimonianze aziendali, ci sono tutta una serie di forme di coinvolgimento degli studenti in progetti di studio e anche eventi culturali che fanno riferimento in maniera più ampia a quello che è poi l'obiettivo formativo più ampio in termini di terza missione dei nostri corsi di studio. Per quanto riguarda cosa succede dopo i tre anni, è già stato detto, ci sono tutta una serie di sbocchi. Sappiamo benissimo però che la stragrande maggioranza degli studenti che completano il percorso triennale proseguiranno gli studi. Da noi, e noi lo speriamo, o anche in altri contesti. Abbiamo due lauree magistrali, una laurea magistrale in economia aziendale che completa il percorso del triennio e poi una nuova laurea magistrale che si preoccupa in particolare di innovazione e sviluppo internazionale delle imprese, che è partita lo scorso anno e che sta avendo grande successo. C'è anche la possibilità di poter partecipare a selezioni per il master di primo livello in marketing e service management e poi successivamente c'è la possibilità di proseguire ulteriormente il percorso di studi attraverso master di secondo livello. Nel secondo livello c'è un'offerta di corsi specialistici, alcuni sono già attivati da qualche anno, altri sono in corso di attivazione e per chi volesse poi seguire un percorso di ricerca, il dottorato di ricerca che noi abbiamo in management. L'accesso. Dal 2018-19 i nostri corsi di studio sono accesso libero. Abbiamo eliminato il numero programmato. Era previsto fino allo scorso anno un test non selettivo di ingresso organizzato in collaborazione con il CISIA, il Talk Economia. Per il momento abbiamo deciso, date le difficoltà di questa didattica a distanza, di potersi collegare, eccetera, di mantenere un attimo, di aspettare un attimo fino a settembre per verificare in che modo sottoporre gli studenti che vogliono iscriversi ai nostri corsi ad un test che però, ripeto, non è un test selettivo. Questo significa che tutti possono comunque iscriversi al corso di laurea. L'unico obbligo formativo che per quanto riguarda il CLEA ci sarà è quello di dover sostenere l'esame di economia aziendale nell'arco del primo anno, ma ovviamente questo fa parte, è un obbligo facilmente superabile per chi studia, ovviamente.
Per quanto riguarda tutte le informazioni, è già stato detto, noi vi rimandiamo non soltanto al sito del Dipartimento, nella sezione didattica dove c'è molto materiale informativo, inseriremo altri strumenti per l'orientamento, in particolare anche tutti i trailer dei corsi che abbiamo già in formato elettronico, e vi invitiamo anche a utilizzare la mail della nostra organizzazione di orientamento, orienta.demi@chiocciolina.it, per qualsiasi altra formazione. Credo di essere stato nei tempi, vi aspettiamo, vi aspetto e rimango sempre a disposizione per qualsiasi informazione possa essere utile. Passo la parola adesso, credo, a Tullio Iappelli, credo. No, per, scusami, a Germana Cerri, perdono. No. Mauro, alla professoressa della Corte. Alla professoressa della Corte, scusami, giustamente. Buonasera a tutti, sono Valentina della Corte, sempre del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni. Io coordino nello specifico un corso di laurea che, rispetto a quello generale che avete appena, di cui avete appena ascoltato dal professore Sciarelli, in questo caso si va invece a focalizzare su un settore specifico che è quello dell'ospitalità turistica. Quindi un corso di nicchia per chi può avere piacere ad approfondire questo settore nelle sue caratteristiche. Questo corso è un corso di laurea professionalizzante. Che cosa significa? Un corso di laurea a tutti gli effetti, che rientra nella classe aziendale e che però ha delle caratteristiche particolari, perché prevede un terzo della formazione in azienda. Infatti è stato lanciato lo scorso anno, lo abbiamo concepito insieme alle aziende partner, che tra poco vedrete quali sono, anche nella definizione proprio dei contenuti. L'approccio di questo corso è fortemente partecipativo. Prevalgono le cosiddette flipped classes, vale a dire lezioni in cui, diciamo, gli studenti lavorano anche molto in gruppo per la realizzazione di progetti sulle varie tematiche che vengono affrontate nell'ambito del corso. I docenti accademici vedono in gran parte l'accompagnamento in aula di alcuni manager ed imprenditori del settore, e in quanto corso di laurea professionalizzante offre, diciamo, la possibilità con un obiettivo di placement che deve essere almeno pari all'80% degli studenti entro un anno dalla laurea. In realtà questo corso di laurea ha due anime, l'hotel management da un lato e il food and beverage dall'altro. Nell'ambito di queste due aree, l'approccio che noi utilizziamo tende sviluppare sia competenze nell'ambito digitale, perché chiaramente il settore turistico è un settore dove la parte digitale ha una grande importanza. Dall'altro lato però c'è anche una forte impronta esperienziale e quindi attenzione anche a valorizzare tutto quello che rappresenta un po' l'identità territoriale. Voi vi chiederete, ecco, in questo momento in cui la pandemia ha colpito in particolare questo settore, che prospettive ci possono essere? Il segnale che noi possiamo dare è veramente importante, perché le aziende si stanno già organizzando, le destinazioni turistiche stanno sviluppando già delle strategie, cioè, proprio per una ripresa già da questa stagione. C'è una fortissima attenzione al tema della sostenibilità, che fino a qualche mese fa era un discorso più teorico che pratico. Oggi invece c'è una grandissima determinazione a realizzare una serie di interventi anche in quella logica. Quindi io credo che, poiché tra l'altro da una serie di studi è emerso che dopo la crisi il settore turistico è sempre quello che poi con la massima velocità riesce a riprendersi, chi si iscrive oggi può avere una serie di belle opportunità al termine del percorso. Come vedete, il corso di laurea, come tutti i corsi di laurea triennale, si articola nelle tre annualità. Nel primo anno ci sono una serie di esami che sono ovviamente volti a fornire proprio le basi per la conoscenza dell'azienda da vari punti di vista, e quindi si passa dall'economia aziendale e i fondamenti di management a esami un po' più specifici come business administration nello smart tourism, la politica
politica economica del turismo e dei trasporti, poi c'è l'esame anche di diritto privato del turismo e dell'agroalimentare, metodi quantitativi e poi ci sono degli esami invece più volte alla valorizzazione del territorio. Infatti per questo corso il DEMI ha la collaborazione del Dipartimento di Agraria e dei docenti di Agraria insegnano una serie di materie legate proprio al discorso del territorio, al ruolo anche di tutte le produzioni agroalimentari e l'enogastronomia. In questo modulo che vedete c'è anche infatti una componente che è il turismo enogastronomico. Altro esame molto interessante del primo anno è cultura gastronomica ed ethical food, perché chi vuole lavorare in questo settore deve conoscere il consumatore anche con le proprie caratteristiche di tipo culturale, di tipo sociale, di tipo religioso, che possono richiedere diciamo delle specificità nella erogazione, soprattutto per quello che riguarda il food and beverage. Al secondo anno gli esami diventano più specialistici e come vedete aumenta anche il numero delle materie che sono in lingua inglese, quindi per lo più il primo anno avviene viene svolto in lingua italiana, invece per quanto riguarda il secondo anno soprattutto in lingua inglese, e quindi entriamo nello specifico come performance management systems, human resource management and team building, poi abbiamo management and marketing of hospitality firms, che è un po' il cuore pulsante chiaramente per chi vuole operare in questo settore, diritto commerciale e della navigazione, tecnologia degli alimenti. Come vedete già dal secondo anno partono gli esami a scelta, che sono uno al secondo anno e diventano due al terzo anno, questo perché stabiliamo una griglia di esami che consentono allo studente di poter seguire maggiormente la propria vocazione. Collegamento al territorio con alcuni esami di tipo culturale, oppure maggiore specificità dell'hotel management con esami più tecnici o nell'ambito del food and beverage. Ci tengo a sottolineare che già al secondo anno che praticamente viene fatto il primo stage nel secondo semestre e la cosa interessante è che prima di questo tirocinio, del primo tirocinio, c'è una materia in particolare che è quella soft skills, che è volta a favorire nello studente una serie di capacità, dal team building alla capacità di leadership e quindi una serie di aspetti di questo genere. Ancora più specialistici al terzo anno, come vedete, con revenue management, statistics and social media data analysis, quindi l'elaborazione di tutti i dati sui social, insegnamenti specifici, con il tirocinio finale che si conclude col project work e l'elaborato finale che vedrà sia un tutor universitario che un tutor accademico, che un tutor rappresentante delle imprese. Cosa potrà fare lo studente di hospitality management dopo la laurea? Allora, questo tipo di corso prepara a una posizione di middle management nell'ambito delle aziende dell'hospitality, quindi medio-grandi, con diversi ruoli, dal guest relationship management alla gestione del food and beverage, quindi food and beverage management, e ci sono tantissime specializzazioni, il revenue management, in base anche un po' a quelle che sono le propensioni dello studente, ma anche imprenditori o aspiranti imprenditori, cioè chi vuole entrare in questo settore ma con competenze, oppure ha un'impresa familiare e intende quindi lavorare in questa direzione. Questi sono i nostri partner, come vedete ci sono i migliori partner, questi sono soltanto alcuni, perché vi assicuro che stiamo avendo continue richieste, però il processo nostro di selezione è molto molto rigoroso, ci sono le migliori aziende della realtà campana a cui poi si associano imprese a livello nazionale, la prima catena nazionale come vedete Star Hotels, catene internazionali come Hilton, Marriott, Gruppo Accor, e quindi diciamo che c'è Voi Hotels che è del gruppo Alpitour, quindi siamo veramente in un ambito estremamente stimolante di imprese per i nostri studenti. Cosa fare dopo la laurea in hospitality management? Per chi vuole lavorare in azienda c'è possibilità di entrare direttamente in azienda, perché come capite chiaramente il rapporto con le aziende è costante, e si incontrano in aula, ci sono le giornate dedicate, ci sono i momenti di tirocinio che sono un completamento del percorso, c'è la possibilità di un master di primo livello che partirà a inizio 2021 e che poi può anche sfociare nella laurea magistrale in economia aziendale nel percorso di tourism management. Quindi chi si laurea in hospitality ha più scelte, ma può anche decidere di proseguire il percorso di studi se vuole ulteriore specializzazione. Una caratteristica di questo corso, proprio perché c'è la didattica rovesciata, sono i laboratori. Noi abbiamo un laboratorio di inglese costante, settimanale, con un madrelingua,
col centro linguistico di Ateneo, col quale abbiamo fatto un accordo, che prepara i ragazzi in gruppo per migliorare il loro livello in modo da far sì che al termine del triennio il loro livello sia davvero ottimo in inglese. Abbiamo un laboratorio di B2B che si, con la spiegazione e l'illustrazione di tutti i sistemi di GDS, eccetera, con un esperto di tour operating, e ancora quello sul, specificamente sulle operations negli alberghi. E adesso, per esempio, i nostri studenti, che sono, devo dire, meravigliosi, stanno facendo un laboratorio su startup e imprenditorialità realizzato in collaborazione con l'incubatore in campagna New Steel della nostra, e quindi della del nostro Ateneo. In questo caso i ragazzi lavorano o su progetti propri o anche sulle challenges che sono lanciate dalle stesse aziende partner. Quindi, come vedete, questo, diciamo, è più o meno lo schema del corso, che è molto dinamico. Questo corso è aperto solo a 50 studenti. Abbiamo delle aule meravigliose, sono attrezzate con tutto quello che è della Apple Academy, perché voi sapete che la Federico II ha nella realtà di San Giovanni la Apple Academy. Queste aule di Monte Sant'Angelo che abbiamo sono attrezzate per una didattica molto innovativa, perché il tipo di materie e di corso lo richiedeva, e quindi chiaramente si fa una selezione. Quest'anno la selezione sarà online nella prima decade di settembre e prevederà una valutazione in parte legata al voto di maturità e quindi al risultato del proprio diploma, a cui si accompagna la certificazione o autocertificazione della lingua inglese ed un colloquio orale. Per chi non presenta certificazione o autocertificazione della lingua inglese, nel colloquio orale ci sarà chiaramente una parte che sarà anche in inglese, perché si richiede un livello di conoscenza della lingua corrispondente al B1. Per chi non ha questo tipo di livello, c'è l'obbligo entro l'anno di acquisire questo tipo di certificazione, ed è per questo che abbiamo anche istituito il laboratorio linguistico con il centro linguistico di Ateneo. Ci sono una serie di materie sulle quali si basa un po' il colloquio, che daremo a breve il nostro programma dettagliato. Il bando uscirà nel mese di luglio e quindi diciamo che si faranno poi le selezioni online, come vi dicevo, a settembre. Tutte le informazioni le ritrovate sul sito nostro specifico del corso di laurea, che è www.hospitalitymanagement.unina.it. potete anche scrivere all'email. Potete sul sito compilare la scheda per le informazioni, vi risponderemo subito. Potete anche scrivere a me, che sono sempre sintonizzata, valentina.dellacorte@unina.it. Quindi questo è, diciamo, il percorso del viaggio che riguarda un po' il corso di Hospitality Management, e vi saluto con questa immagine che ha realizzato per noi Lello Esposito, un artista napoletano di cui siamo orgogliosi e che augura sempre ai nostri studenti di muoversi con un grande bagaglio all'interno della propria valigia. Grazie, e passo la parola alla professoressa Scelpi. Il professor Tullio Riappelli. Buonasera. Buonasera, sono Tullio Riappelli, sono il coordinatore del corso di laurea in economia delle imprese finanziarie del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Saluto tutti i ragazzi e i docenti in questo momento importante delle loro scelte e delle loro decisioni. Quando voi pensate ad un corso di laurea in economia, sono convinto che molti abbiano un'idea approssimativa di quello che studieranno, del lavoro che faranno. Penso che per voi sia più facile immaginarsi uno laureato in medicina tra le parti di un ospedale, oppure un ingegnere civile che progetta ponti, edifici, o un veterinario che si occupa di animali, o un chimico in un'azienda chimica. Ma che cos'è un economista? Cosa andrà a studiare un economista nei nostri corsi di laurea? Cioè, per esempio, il corso di laurea in economia e commercio, quello di economia delle imprese finanziarie, quello di scienze del turismo a indirizzo manageriale, che sono i tre corsi di laurea offerti dal nostro Dipartimento. Tutti e tre sono corsi in scienze economiche e finanziarie. La migliore definizione che io riesco a dare per un laureato in economia è che il laureato in economia è un tecnico al servizio della società. In senso lato la società comprende famiglie, aziende, istituzioni. È un tecnico che è in grado di inquadrare e analizzare un particolare problema economico e finanziario e proporre soluzioni per questo problema. Ma la prima cosa che un laureato in economia, uno studente che si appresta a laurearsi in economia, deve avere è un forte interesse
per gli argomenti che andrà a studiare. Voi sapete che vedete in questi mesi che la situazione è difficile, che stiamo attraversando una crisi sanitaria e stiamo attraversando anche una crisi economica, e da questo scaturiscono tante domande, perché molte imprese hanno chiuso, molti hanno perso il lavoro, i consumi si sono ridotti e ci si può chiedere quali sono gli effetti della crisi sui redditi delle famiglie, quali imprese e quali settori andranno in crisi e quali no, se le disuguaglianze economiche aumenteranno, se tutto questo è in parte anche colpa della globalizzazione e così via. Ma i problemi che affrontano gli economisti non sono sempre così difficili e così negativi come in questo periodo. Immaginate di dover presentare un progetto di investimento a qualcuno che possa finanziarlo. Immaginate di voler fissare il prezzo di un prodotto, di una vostra azienda o di un'azienda che sia sul mercato, piccola, media o grande, tenendo conto del comportamento dei vostri concorrenti. Pensate a come finanziare un bene pubblico in una città piccola, in un intero paese, per esempio una strada, un parco pubblico, come finanziarlo. Come analizzare una serie finanziaria per cercare di gestire al meglio il patrimonio di una famiglia, e tanti altri problemi pratici sono quelli degli economisti. Quindi quello che distingue le scienze economiche dalle altre scienze sociali però è il metodo di indagine. Le scienze economiche utilizzano metodi quantitativi, con questo intendo metodi che si basano sulla matematica e sulla statistica, per rispondere a tante domande. Vorrei farvi un esempio in questo poco tempo che abbiamo, di cui si è discusso molto in questi anni e proprio anche nell'ultima settimana con un decreto approvato dal governo proprio ieri. Qual è l'effetto sull'occupazione dei lavoratori italiani di una maggiore immigrazione? Le scienze economiche rispondono a domande come queste e a molte altre domande usando metodi rigorosi e logici. Una valutazione superficiale concluderebbe che gli immigrati offrono lavoro a basso costo e quindi permettono alle aziende di licenziare i nostri lavoratori risparmiando sui costi. Però un economista ragionerebbe così: il lavoro degli immigrati è spesso meno specializzato e il lavoro degli italiani è più specializzato. Questi si chiamano beni complementari, vale a dire sono come un paio di scarpe, una non mi serve senza l'altra. Allo stesso modo il lavoro specializzato serve poco se non è accompagnato da quello meno specializzato. Quindi in diversi settori dell'economia italiana, per esempio nei settori tradizionali come il settore tessile, per esempio, molti lavoratori italiani specializzati, per esempio i tecnici e gli ingegneri, avrebbero perso il lavoro se non avessimo avuto un aumento dei flussi di lavoratori immigrati. Quindi in breve il lavoro degli immigrati spesso salva quello dei lavoratori italiani e non il contrario. Ma quanto è importante questo fenomeno? Vale per tutti i settori o solo per alcuni? Di quanti lavoratori immigrati ha bisogno il lavoro, ha bisogno il paese? In questo caso guardare ai dati è importante. Aiuta molto una disciplina, la statistica, o la statistica applicata ai problemi economici. L'econometria, che è questa scienza, e la statistica servono proprio a misurare con precisione le relazioni economiche. Servono naturalmente anche nozioni di carattere giuridico per capire con quale regime normativo inquadrare i lavoratori immigrati, quali diritti avranno e così via. Per inquadrare un problema economico e un problema finanziario, spesso servono sia uno schema per interpretare la realtà, gli economisti chiamano questo schema un modello. La seconda parte è quella quantitativa, misurare un fenomeno. Quando si fa scienza economica occorre distinguere con chiarezza le cause dagli effetti, e questo sostanzialmente è la buona soluzione di un problema economico. L'ultimo aspetto che volevo trattare riguardava la faccenda del lavoro. Serve studiare le scienze economiche per trovare un lavoro? La mia risposta è decisamente sì. Un elemento che definisce il mondo di oggi rispetto a tanti anni fa o a 20 anni fa o soltanto anche a 10 anni fa è la sua crescente complessità. Con questa complessità si devono continuamente confrontare aziende, famiglie, governi, istituzioni internazionali oltre che i singoli cittadini. E quindi una formazione economica ampia permette di rispondere a questi problemi complessi attraverso una formazione multidisciplinare. E in questa
slide che vedete sullo schermo, vedete esattamente l'elenco ampio di indirizzi e di luoghi di lavoro in cui sono possibili sbocchi economici. Ora, per uno sguardo più particolare ai corsi di laurea offerti dal Dipartimento DISES, io passo la parola alla professoressa Scevi. Grazie Tullio. Buonasera a tutti. Io sono Germana Scevi e coordino il corso di laurea in Economia e Commercio del nostro Dipartimento, cioè del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. In particolare, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche offre 3 corsi di laurea triennali, 2 corsi che hanno una formazione economica, quale il corso di laurea in Economia e Commercio, da me coordinato, il corso di laurea in Economia delle Imprese Finanziarie, coordinato dal professor Tullio Liappelli, e il corso di laurea in Scienze del Turismo a indirizzo manageriale, di cui vi parlerà fra poco la professoressa Dionisia Russo Kraus, che ne è il coordinatore. Tutti i corsi di laurea hanno una identica struttura e sono formati, hanno una durata di 3 anni. In questi 3 anni prevedono 17 esami, alcuni obbligatori, alcuni a scelta libera, prevedono alcune attività formative aggiuntive, come per esempio tirocini, idoneità informatica e conoscenza linguistica, e infine un elaborato finale, per un totale di 180 crediti. Bene, i nostri, dai dati di monitoraggio dei nostri studenti, noi ci accorgiamo che i nostri studenti riescono con facilità a passare dal primo al secondo anno, e in particolare riescono per il 63% dei crediti a conseguirli entro il primo anno. Poi in particolare abbiamo anche dei dati positivi nel passaggio dal primo al secondo anno: circa l'82% dei nostri studenti vengono immatricolati in maniera regolare al secondo anno dopo aver completato gli studi del primo anno. I nostri insegnamenti hanno una calendarizzazione molto precisa. Si prevede un primo semestre da metà settembre alla fine di dicembre, anzi a metà dicembre, poi un secondo semestre che invece va praticamente da metà febbraio fino alla fine di maggio. Le nostre sessioni di esame sono gennaio-febbraio, giugno e luglio e settembre. Poi abbiamo 2 sessioni di esami destinate ai nostri studenti in fuoricorso o a coloro i quali si devono appunto laureare, che sono la sessione di novembre e la sessione di aprile. Bene, per quanto riguarda tutte le informazioni dei corsi di laurea nel loro dettaglio, voi troverete sul nostro sito www.dises.unina.it 3 video anche piuttosto divertenti, perché in questi video, in cui voi troverete il dettaglio di tutti i corsi di laurea, veniamo accompagnati dalla nostra mascotte Sofia, che vi accompagnerà e vi orienterà in questo percorso che voi farete dall'immatricolazione fino alla scelta degli elaborati di finale, fino a dandovi tutti i consigli e tutte le informazioni necessarie a uno studente che ovviamente passa da un percorso scolastico a un percorso universitario e quindi all'inizio soprattutto ha bisogno di un grosso sforzo di orientamento da parte nostra. E quindi noi vi accogliamo e vi orientiamo sin dall'inizio del vostro ingresso all'università. In particolare, i nostri corsi di studio, e in particolare quelli riferiti all'economia, cioè il corso di studio in economia e commercio e il corso di studio in economia delle imprese finanziarie, sono corsi di studio che, come ha detto il professor Liappelli, prevedono una preparazione di base a carattere multidisciplinare, proprio per fornirvi quelle nozioni, quei contenuti, quelle metodologie in grado di affrontare e risolvere problemi complessi come quelli che il professore vi ha illustrato, o per esempio di muovervi e orientarvi all'interno di un mercato finanziario, esattamente con le domande che il professore ha messo in luce nell'introduzione ai 2 corsi di laurea. Affiancano al nucleo centrale di materie economiche discipline aziendali, finanziarie, storico, giuridico, matematico e statistiche, proprio per darvi evidentemente quella multidisciplinarietà che vi serve per affrontare evidentemente i problemi di cui abbiamo parlato precedentemente.
Bene, come sono strutturati i due corsi di laurea? Il primo anno ha una struttura comune, abbastanza simile tra il corso di laurea in economia e commercio e il corso di laurea in economia delle imprese finanziarie. Gli esami del primo anno sono infatti gli esami di base dalla ragioneria ai metodi matematici, alle istituzioni di diritto, alla lingua inglese, alla microeconomia, alla storia economica. Sono tutte le discipline che noi prevediamo essere discipline di base per qualunque studente appunto si muova all'interno dei nostri corsi di laurea. Dal secondo anno in poi invece i corsi di laurea tendono a differenziarsi. Il corso di laurea in economia e commercio prevede già la possibilità di inserire come esami a scelta degli esami tipicamente di economia, ma si differenzia soprattutto nel terzo anno, perché nel terzo anno gli studenti hanno 40 crediti a scelta libera. Sono molti e sono tali perché abbiamo deciso che gli studenti, in base agli interessi che loro hanno sviluppato nei primi due semestri e soprattutto nei primi due anni, possano scegliere se indirizzarsi verso discipline giuridiche, verso discipline aziendali, verso discipline matematico-statistiche, proprio per ampliare la propria base di conoscenza. Offriamo anche, questo è un percorso che abbiamo sviluppato da poco tempo, un percorso particolare, noi lo chiamiamo sperimentale, con 40 crediti in lingua inglese, quindi di insegnamenti che si possono ascoltare e che vengono poi sviluppati proprio in lingua inglese. Anche gli esami in questi insegnamenti saranno in lingua inglese. Il corso invece di economia delle imprese finanziarie è più strutturato, prevede meno insegnamenti a scelta libera perché è più focalizzato sul mercato finanziario e quindi prevede insegnamenti, a parte il primo anno che come abbiamo detto in comune, come quelli di economia dei mercati degli intermediari finanziari, diritto del mercato finanziario, quindi tutti insegnamenti focalizzati appunto sulla finanza e sul mercato finanziario. I nostri studenti, che abbiamo già detto conseguono in maniera abbastanza regolare il ciclo di studi triennali, hanno la possibilità di accedere a delle lauree magistrali offerte dal nostro dipartimento. I nostri studenti, circa l'80% degli studenti, decide di continuare gli studi per avere un bagaglio di formazione più ampio e per poter accedere meglio con un'istruzione sicuramente più completa al mercato del lavoro. Però di questi corsi di laurea magistrali, come del percorso in scienze del turismo, vi parlerà in dettaglio la professoressa Dionisia Russo Kraus, che vi presenterà anche il corso di laurea in scienze del turismo. A cui do la parola. Grazie Germana. E ben trovati anche da parte mia, un saluto a tutti gli studenti che ci stanno seguendo. Allora, passiamo adesso a quelli che sono i corsi del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche per la valorizzazione del territorio, appunto il corso di laurea in Scienze del Turismo ad indirizzo manageriale, che ha questo acronimo STEAM con cui noi spesso lo chiamiamo. Questo corso di laurea è attivato e organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche con la collaborazione, oltre che dei docenti del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, anche del Dipartimento di Studi Umanistici. Anche STEAM è un corso che offre una solida preparazione di base a carattere multidisciplinare, che poi è cosa essenziale per lavorare in ambito turistico. Infatti ha come obiettivo la formazione di un laureato che abbia conoscenze e competenze in due grandi ambiti, perché è importante sia acquisire quelle capacità manageriali che sono necessarie a lavorare in ambito turistico, ma anche conoscere i legami tra il turismo ed altre componenti socio-territoriali e culturali. A STEAM quindi si studia l'economia, ma si studia anche la storia, la geografia, il diritto, la statistica, la sociologia. Si approfondiscono delle questioni gestionali che riguardano le imprese del settore turistico, ma anche aspetti fondamentali che riguardano i beni culturali, l'archeologia, lo spettacolo. Si acquisiscono le competenze necessarie per la gestione interna, per le relazioni di filiera, per realizzare anche delle ricerche, rilevazioni, elaborazioni di dati e di informazioni, diciamo per l'organizzazione turistica più in generale.
È un corso che ha una durata di 3 anni, ciascuno è suddiviso in 2 semestri, prevede 17 esami, alcuni dei quali sono a scelta dello studente, a scelta libera, e una prova finale. Quindi i complessivi 180 crediti ripartiti fra i 3 anni, 65 al primo, 60 al secondo e 55 al terzo. Del terzo anno però 2 crediti sono riservati a ulteriori attività formative e 3 alla prova finale. Che sono queste ulteriori attività formative? Il regolamento di STEAM prevede che 2 crediti debbano essere conseguiti attraverso delle attività formative volte all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche o abilità informatiche, o come pure attraverso attività di laboratorio, attraverso il servizio civile o, particolarmente importante, un tirocinio formativo presso enti o istituti del settore, aziende, amministrazioni pubbliche. STEAM è un corso di laurea professionalizzante, dà accesso a varie possibilità, ad esempio alla possibilità di lavorare come responsabile d'area aziendale di imprese turistiche, come consulente di imprese turistiche, come professionista dell'accoglienza e dell'informazione turistica o agente di viaggio, guida turistica, responsabili di indagini statistiche e di rilevazione dati. Ma si può anche scegliere di continuare gli studi iscrivendosi a un corso di laurea magistrale, come ad esempio quello in economia aziendale, al cui interno c'è il percorso di Tourism Management. Quindi, ricapitolando, l'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, 3 corsi di laurea triennali, economia e commercio, economia delle imprese finanziarie e scienze del turismo ad indirizzo manageriale, 3 corsi di laurea magistrale, economia e commercio, finanza ed economics and finance, che è in inglese, e inoltre il Dipartimento è sede di un dottorato di ricerca in economia e di un master universitario di secondo livello, che è quello in economics and finance. Quindi, dopo il diploma superiore, un corso di laurea triennale, al termine del quale si può scegliere di perfezionare la propria preparazione seguendo un master di primo livello oppure di continuare gli studi iscrivendosi a un corso di laurea magistrale. Alla fine di quest'altro percorso, quindi conseguito quest'altro titolo, un master di secondo livello o un dottorato di ricerca daranno un'ulteriore possibilità di arricchimento della propria preparazione. Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche propone una offerta formativa che copre tutte queste tappe. Gli studenti dei diversi corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche hanno accesso al programma Erasmus, hanno quindi l'opportunità di studiare all'estero in ottime università e di sostenere esami che poi, una volta che saranno tornati in Italia, gli potranno essere riconosciuti. Sicuramente un periodo di studio all'estero costituisce un ottimo completamento della preparazione universitaria. Noi abbiamo a disposizione più di 100 borse di studio in molti paesi europei, dalla Francia al Regno Unito, alla Spagna, alla Germania, al Portogallo e molti altri ancora. Per concludere, allora, alcune ultime informazioni. Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche mette a disposizione degli studenti strutture, laboratori, luoghi di studio, quindi aule, biblioteche, aule informatiche e servizi molteplici. Cerca di accompagnare i propri studenti in tutto il loro percorso. Quindi nel momento in cui arrivano o anche prima, con le attività di orientamento per le scuole, ma anche all'ingresso, diciamo, con incontri di accoglienza per le matricole in cui vengono illustrate l'organizzazione della didattica, ai mezzi più idonei di accesso alle informazioni. Prima dell'inizio delle lezioni ci sono alcune iniziative, una fra tutte il precorso di matematica, pensate proprio per rendere più agevole lo studio di chi soprattutto pensa di avere alcune lacune, alcune difficoltà. Quindi questo all'ingresso, ma poi tutta una serie di attività di orientamento in itinere, cioè fatte lungo il percorso di studi, e anche in questo caso il sito, sicuramente già è stato detto più volte, e in particolar modo la sezione del sito dedicata all'orientamento. Qui ci sono continuamente aggiornate, vengono continuamente rese disponibili tutte le informazioni sulla didattica, sulle attività seminariali e le diverse iniziative che vengono organizzate. Per gli studenti dei diversi corsi di laurea che sono incardinati nel Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche è stata poi creata una pagina Facebook, che è la pagina Ask DISES, che può essere consultata ad esempio per avvisi che riguardano i diversi insegnamenti, i diversi corsi di laurea, ma anche per fare delle domande specifiche ai docenti dei diversi corsi e ai coordinatori. È attivo uno sportello didattico che fornisce indicazioni, consigli e suggerimenti agli studenti che ne abbiano bisogno.
E inoltre le attività del cosiddetto tutorato in itinere del Dipartimento rientrano anche in un progetto che è stato finanziato dal Ministero, nell'ambito del quale il Dipartimento potenzia le attività integrative per quelli che sono gli insegnamenti propedeutici e per quelli che richiedono anche una fase di apprendimento pratica con esercitazioni e laboratori. E poi c'è l'orientamento in uscita. Anche in questo caso il sito del Dipartimento, ma non solo. Sul sito sono pubblicate offerte specifiche di stage, tirocini, di esperienze formative, opportunità di lavoro. È presente ad esempio una scheda con utili informazioni su come preparare un curriculum in lingua inglese. Ma non è soltanto il sito, il DISES dedica all'orientamento in uscita una giornata specifica in cui i coordinatori dei corsi di laurea magistrali, dei suoi 3 corsi di laurea magistrali, presentano le caratteristiche fondamentali e gli sbocchi lavorativi dei rispettivi corsi. E oltre a questo, poi c'è segnata qui questa iniziativa Università e Lavoro. Da alcuni anni il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, per avvicinare i propri studenti, i propri laureandi al mondo del lavoro, ma anche per offrire ad aziende ed enti l'opportunità di entrare in contatto con gli studenti, di valutare le loro competenze, da qualche anno organizza questa iniziativa che si chiama Università e Lavoro, aziende e studenti si incontrano. È un'iniziativa che consiste in una serie di incontri tematici con aziende o istituzioni articolati in 2 momenti. C'è un primo momento in cui le aziende, gli enti si presentano quindi la loro organizzazione e raccontano le opportunità di sbocchi lavorativi che ci sono in quell'ambito, e un altro momento che invece è destinato agli studenti, in cui vengono effettuati dei veri e propri colloqui. Le nostre attività sono soltanto un supporto, si sperano di rappresentare un supporto efficace in un tempo che è quello delle vostre scelte, e anche per questo che ci piaceva concludere questa presentazione con questa citazione di Theodore Roosevelt, che invita a puntare gli occhi verso le stelle mantenendo però i piedi ben saldi sul terreno. In altre parole, aspirate sempre a qualcosa di più, ma non perdete mai di vista durante il viaggio chi siete. Grazie. Vi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo e passo la parola al professore Marco Maffei per domande. Grazie. Perfetto, grazie mille, grazie a tutti i relatori, ma anche chiaramente grazie a tutti gli studenti che interessati sono rimasti in linea fino in questo momento. Sono arrivate tante domande, io ora indirizzerò alcune di queste ad alcuni relatori, soprattutto pongo quelle domande meritano un approfondimento, invitando chiaramente poi chi è interessato a riascoltare, no, questo tipo di presentazione. E una prima domanda la vorrei proporre al professor Iappelli, perché di fatto hanno chiesto se i nostri corsi di studi poi consentono di acquisire quelle soft skills che sono poi necessarie per entrare nel mondo del lavoro, chiaramente quel lavoro dove il nostro studio consente di meritare una giusta collocazione lavorativa. Professore, forse deve accendere un attimo l'audio. Sì, si sente. Sì, perfetto. Sì, grazie Marco e grazie per chi ha fatto questa domanda. Nel mio intervento ho cercato proprio di far capire con un esempio che per affrontare un problema economico, un problema finanziario, un problema di un'azienda, sono necessarie tante competenze. Sono necessarie competenze di economia aziendale, cioè di conoscenze del funzionamento dell'azienda, dei principi della contabilità. È importante conoscere il contesto esterno, e quindi sapere dove l'azienda si colloca, in quale mercato, con quali rapporti internazionali. È importante conoscere le relazioni di tipo giuridico i contratti che questa azienda ha, ed è importante perché questa azienda riceve continuamente dei dati e fornisce dei dati all'esterno, saperli utilizzare attraverso gli strumenti e analizzare della statistica e della matematica. Quindi tutte queste competenze aiutano a risolvere dei problemi. Le aziende, quelli che assumono oggi, non sono interessate soltanto al fatto che uno studente o un laureato abbia delle specifiche competenze, naturalmente questo è importante, ma sono interessati a vedere se una particolare persona è in grado di risolvere un problema, di inquadrare un problema nelle sue varie ramificazioni e poi proporre delle soluzioni
a questo problema. In tantissimi contesti, che possono essere locali, possono essere nazionali, possono essere internazionali. E poiché il mondo del lavoro è un mondo in trasformazione, capiterà probabilmente in futuro ai futuri laureati di dover cambiare questo lavoro che loro avranno, di farne uno e poi doverne fare un altro, e quindi il patrimonio che si porteranno dietro sarà non soltanto un patrimonio di conoscenze, ma sarà anche un patrimonio di esperienze che ha la sua base all'interno dell'università, che è quello di saper mettere insieme questi vari temi. Perfetto. A questo punto invece avrei una domanda da indirizzare alla professoressa Caldarelli, perché sono giunte alcune domande sul tipo: coloro che sono abituati ad uno studio umanistico e quindi non hanno delle basi, ecco, di diritto ed economia che poi caratterizzano il nostro percorso di studi, si avranno delle difficoltà nell'affrontare appunto questo ciclo e anche quello della laurea magistrale? Allora, sono contenta che mi sia stata rivolta questa domanda, perché è la rassicurazione che io mi sento di fare a tutti coloro quali hanno una formazione di tipo umanistico. Io vengo dal classico e non ho avuto nessun problema ad affrontare uno studio come quello che è caratterizzato dagli ambiti disciplinari della nostra offerta formativa. Gli studenti che hanno una formazione umanistica sono senz'altro in grado, e in alcuni casi non me ne vogliano gli altri studenti, sicuramente ancora più skillati rispetto a chi invece proviene da istituti tecnici o a licei scientifici, di poter affrontare senza nessun problema, senza nessuna difficoltà, le materie che interessano i nostri corsi di laurea. La formazione umanistica sicuramente non a caso viene definita una formazione che ha una forma mentis che mette in grado gli studenti che la posseggono di affrontare qualsiasi percorso, e sicuramente i nostri corsi di laurea sono in molte circostanze proprio la giusta prosecuzione di coloro i quali vengono dagli studi classici e dagli studi umanistici. Perfetto, è giunta proprio adesso una domanda che a questo punto indirizzerei anche alla professoressa della Corte, perché volevano qualche informazione in più sul test d'ingresso orale e su quali conoscenze gli studenti si devono preparare. Sì, allora, a parte che noi organizzeremo anche degli incontri per dare delucidazioni specifiche circa la selezione, il colloquio prevederà una parte legata alla verifica della preparazione generale in termini di logica, comprensione del testo, attualità e cultura generale, e poi c'è anche una componente motivazionale. Uscirà comunque un programma dettagliato di preparazione in modo tale che, diciamo, chi è interessato potrà prepararsi nel modo giusto, e nell'ambito degli incontri che noi organizzeremo daremo tutte le indicazioni e i suggerimenti per la migliore preparazione. Tenete conto che le nostre informazioni, oltre che sul sito, potete anche ritrovarle sulla nostra pagina Facebook ed Instagram, quindi seguiteci, perché noi poi via via metteremo tutte le notizie circa gli incontri che sono in programmazione. Benissimo, allora farei un'ultima domanda, la indirizzerei al professor Sciarelli, perché alcuni ragazzi hanno chiesto maggiori dettagli sul TOLC e che appunto cosa si devono aspettare da questa attività. Mi senti? Sì. Sì. Perfetto. Ok. Allora, il TOLC è stato fino a 2 anni fa un test selettivo per quanto ci riguarda, perché noi fino a 2 anni fa sia il corso di economia aziendale che quello di economia e commercio prevedevano una selezione in ingresso, perché avevamo un numero programmato. Adesso non l'abbiamo più, quindi questo test è diventato un test di valutazione per poter determinare quelli che si chiamano obiettivi, cioè obblighi formativi aggiuntivi, che però sono molto limitati. Che significa? Significa che noi quest'anno, data la difficoltà, ma proprio per tener conto della difficoltà per gli studenti di poter, come dire, sostenere un test di questo tipo online, a casa e non nelle nostre aule informatiche, come è successo fino allo scorso anno, abbiamo deciso per il momento di non utilizzare il test del TOLC.
insieme d'accordo anche con i nostri colleghi di Economia e Commercio. Nel senso che noi faremo un test sicuramente, ma non sarà un test selettivo, sarà un test valutativo per eliminare gli obblighi formativi e sarà un test semplificato e lo faremo con delle modalità alternative nel mese di settembre. Stiamo ragionando su come farlo. È chiaro che gli studenti possono anche andare a fare il talk nelle sedi dove il talk invece lo stanno facendo con questa modalità che noi riteniamo molto complicata, però possono tranquillamente iscriversi anche senza aver sostenuto il talk. Poi per quanto riguarda gli obblighi formativi, l'obbligo formativo che resta per quanto riguarda il corso di economia aziendale è soltanto quello di sostenere l'esame di economia aziendale all'interno del primo anno, quindi è un obbligo, una barriera molto limitata. Però, ripeto, rispetto a questa problematica, noi stiamo insieme, d'accordo con i nostri colleghi del DISES, ragionando su come, su quale soluzione semplificata adottare per sostituire questo test con un'altra forma di valutazione e di autovalutazione che consenta di risolvere il problema degli obblighi formativi aggiuntivi. Su questo però daremo tutte le informazioni sui nostri siti appena avremo fatto una scelta sotto questo profilo. Però vorrei tranquillizzare tutti gli studenti. Il talk non è obbligatorio, ci si può iscrivere tranquillamente, troveremo una soluzione più semplice possibile per poter risolvere queste problematiche, visto che in quel momento è molto particolare, ci sono tante difficoltà con queste nuove tecnologie a distanza, insomma. Benissimo, allora, a questo punto propongo un'ultima domanda alla professoressa Scepi, perché hanno chiesto quale può essere lo sbocco occupazionale di un laureato in economia e commercio dopo la triennale e quale invece può essere un ulteriore percorso formativo. Allora, il professor Iappelli un po' li ha evidenziati nel suo intervento, in particolare il laureato in economia e commercio ha la possibilità o di lavorare nel settore privato o nel settore pubblico, ha la possibilità di lavorare come consulente, di lavorare nell'ambito per esempio di istituti di ricerca, di istituti di sviluppo economico. In questo momento direi che il laureato in economia ha moltissime possibilità. Sì, insomma, ascoltiamo un po' tutte le conferenze, tutte le riunioni che si stanno facendo, che riguardano esattamente i problemi economici che il nostro paese e tanti altri paesi stanno vivendo. Direi che in tutti gli organismi nazionali e internazionali un laureato in economia ha decisamente un'ampia possibilità di lavorare. Per quanto riguarda gli sviluppi successivi alla laurea in termini di formazione culturale, io dico sempre agli studenti, guardate sempre il percorso di studi come un percorso di studi complessivo, perché è vero che c'è una laurea triennale, è vero che c'è una laurea magistrale, però i 3 anni passano velocemente e quindi magari quando scegliete il vostro percorso di studi abbiate già in mente magari quello che avete intenzione o volete fare tra virgolette da grande, e quindi andate a studiare un po' in tutte le università quali sono per esempio le possibilità di formazione successiva. Noi tutti, sia il DEMI che il DISES, offrono un proseguo naturale di tutti i corsi di laurea triennale che sono stati o che vengono offerti dai nostri dipartimenti. Quindi da noi sicuramente è possibile continuare a studiare sui 5 anni, ma tutti i nostri laureati possono continuare anche a studiare in tutta Italia nel momento in cui ovviamente sarà possibile andare dappertutto sia in presenza sia online. Benissimo, insomma sono arrivate anche altre domande, in realtà come dire sono trattano argomenti a mio avviso già discussi in questa ora che abbiamo trascorso insieme, quindi poi invito tutti a rivedere le eventuali registrazioni, i pezzi che interessano quando poi sarà messa a disposizione in maniera pubblica. A questo punto io non posso che salutare tutti, ringraziare tutti i relatori, ringraziare chi è rimasto fino adesso in ascolto, nella speranza che questa giornata sia stata utile nel chiarirvi un po' con le idee da una parte e incontrarvi a settembre, speriamo in aula sicuramente, e quindi auguro a tutti una